giovane funzionario di polizia e il vice capo della mobile palermitana, Antonino Cassarà, 38 anni, che si era distinto nella lotta ai mafiosi, è stato ucciso sotto casa insieme all'agente 23enne Roberto Antiochia. L'agguato è scattato a 10 minuti dalle 16. Cassarà, che era a capo della sezione omicidi, rientrava a casa, un condominio di recente costruzione nella zona dello stadio. I sicari avevano calcolato tutto. Hanno usato come postazione di tiro tre piani sulle scale di una palazzina che si trova ad una trentina di metri dall'ingresso del complesso. Quando è apparso Cassarà, da quelle postazioni, ben nascoste da alcuni alberi, i sicari, tre pare, hanno sparato quanto avevano nelle loro armi automatiche, più di 200 colpi di Kalashnikov. Mio nome è Roberto e sono un poliziotto. Sono nato a Terni e a Palermo non sono morto. Il mio sorriso è vivo e me lo porto addosso, come i miei capelli, che sono ribelli e di colore rosso. Roberto Antiochia è nato a Terni il 7 giugno del 62. Quando è nato dice: Roberto Antiochia, che cola? Roscio, te pareva. Roberto Antiochia ha lasciato un messaggio: bisogna percorrere le strade della legalità. E Roberto Antiochia ha cominciato da lì la sua vita come poliziotto. E siamo qui col fratello di Roberto, Alessandro, che ce lo racconta. Roberto era un ragazzo allegro, gli piaceva tranquillamente la vita, scherzava, giocava, ma era anche molto deciso nelle sue cose. Lui sapeva che aveva certe passioni, certe cose, e quindi era inossidabile, diciamo, non si poteva distoglierlo o fargli fare un altro indirizzo, un'altra cosa quando si decideva. Mio padre lavorava a Terni alla Banca d'Italia, era sulla piazza principale, quella con la fontana. Poi mio padre morì che io ero ancora un bambino. E allora ci trasferimmo a Roma con mia madre e i miei due fratelli. Lei trovò lavoro e io iniziai la scuola. A scuola mi chiamavano il Roscio per via dei miei capelli. All'inizio non mi piaceva, ma poi capii il trucco, capii sorridere e andare avanti. E così quella che era una debolezza diventò la mia forza. Di questo sono conscio. Ancora non esistono le pallottole che fermano il Roscio. E aveva una compagna di banco che purtroppo si drogava e per un'overdose muore. Allora Roberto non accetta questa situazione e corre immediatamente a casa. E dice: mamma, è morta mia compagna di banco, me la trovo. Poi solite cose, frasi di cose. Certo. E Roberto dice a mamma: dice, guarda, io devo partire, voglio andare in polizia. Dice: come vuoi andare in polizia? Dice: sì, devo arrestare tutti questi spacciatori perché non possono far morire la gente così. E mamma lo guarda e dice: ma sei impazzito? Dice: no, no, tu anzi mettimi la firma che io posso partire. Mi sono informato, 17 anni. Basta ci sia il consenso di un genitore. Mamma gli ha detto: ma che stai scherzando? Nessuna firma, nessun consenso posso dare. E quando compi 18 anni puoi andare a fare quello che vuoi. Così ha fatto. Voglio fare il poliziotto e arrestare tutti quelli che vendono la morte. Siccome ero minorenne, chiesi a lei di firmare l'autorizzazione. Mia madre mi guardò, sapeva che ero bizzarro. Indicò la libreria piena di libri, mi disse: prima devi studiare. A me piacevano i libri, non mi piaceva molto di studiare.
cambiai la scuola e andai al liceo artistico. Era bellissimo l'artistico. A me piaceva disegnare. Quando disegni, riesci a mettere tutte le cose al posto giusto. Mi piaceva di studiare nel liceo artistico. E il liceo artistico mi piaceva soprattutto perché c'era lei, Cristina. Fosse stato per me, l'avrei baciata il primo giorno. Poi invece arrivavamo all'ultimo, quando la scuola chiuse, il primo anno. Era il 7 giugno, il giorno del mio compleanno. E la invitai a casa. Non trovai altre scuse che dirle che la invitavo per studiare. Lei sorrise e disse: l'ultimo giorno di scuola ti metti a studiare. E poi le rivelai che era il mio compleanno. Rimase colpita che volevo passarlo con lei. Salimmo insieme a casa con l'ascensore. Era perfetto, il posto giusto, il momento giusto, io e lei da soli. Era così vicina che sentivo il suo profumo. La guardavo negli occhi. Tutto perfetto. Mi feci coraggio. Il coraggio a me non mancava. Ma con lei ce l'avevo. L'ascensore arrivò su, si aprirono le porte. Devo aver fatto la faccia proprio da scemo, perché lei si è messa a ridere. Mi ha guardato e mi ha baciato. È strano come le cose avvengono sempre nel modo che non ti aspettavi. Poi avvenne un altro fatto, circa 2 anni dopo. Esattamente era il 3 maggio del 79. Io stavo sotto casa al Nomentano, a Roma, e disegnavo con i miei amici. Quando all'improvviso udimmo un rumore. Non l'avevo mai sentito prima, ma era chiaro, evidente. Erano colpi d'arma da fuoco, era una sparatoria. Gli altri amici scapparono. Io sentii l'istinto di andare a vedere. In lontananza c'erano già le sirene delle pantere, tanta gente che gridava. Mi avvicinai fino a che lo vidi. Era un poliziotto a terra, era vivo. Si capiva che era ferito. Era disteso e guardava al cielo. La cosa che mi colpì in mezzo a tutta quella confusione era vedere il suo berretto, qualche metro più là, rivoltato in terra, sporco di terra. In quel momento esatto scomparvero i rumori, fu silenzio. Non sentii più le sirene, le ambulanze, le pantere, la gente. Silenzio. Volevo solo rimettere le cose al loro posto. Mi sembrò la cosa più giusta da fare, come dentro i miei disegni. Mi avvicinai, presi il berretto e glielo posi accanto. Lui non si mosse, ma con la coda dell'occhio mi guardò. E appena appena, con la bocca sul lato a sinistra, fece una piega, un sorriso. Basta, poi tornarono le urla, le voci, qualcuno mi strattonò via, forse un poliziotto, forse un barelliere, che era l'ambulanza, lo caricò, portò via. Più o meno un anno dopo, era ancora il 7 giugno, era il mio compleanno, era il secondo anniversario con Cristina, ma il 18esimo, diventavo maggiorenne. I miei fratelli, mia madre, anche Cristina, mi portarono i regali, li ringraziai. Ma dissi loro che il regalo più grande me l'ero fatto io. Avevo fatto domanda, ero maggiorenne, entravo in polizia. Uscivo appena da una scuola, dal liceo, per entrare dentro un'altra. Varcai le soglie della polizia, entrando nella scuola di Piacenza. Feci il corso e fui trasferito a Milano, poi Torino, poi Roma. È strano come le cose accadano all'improvviso, quando meno te l'aspetti. E a volte un problema si rivela la soluzione. Avevamo un incidente. Io ero il più giovane, ero il gregario, stavo dietro in macchina. C'era l'autista, il capo pattuglia. E per una negligenza di quello che guidava, facemmo l'incidente. Allora il nostro capo ci punì. Era giusto. Punì l'autista, che guidava. E punì anche il capo pattuglia, perché era irresponsabile. E poi mi disse che puniva anche me, che stavo dietro, ero il gregario, trasportato, il più giovane. Non mi sembrò giusto. Col tempo ho capito che c'era una risposta,
Eravamo una squadra. Nel bene e nel male eravamo una squadra. Però allora non lo capivo. Feci ricorso. Sì, perché la punizione era un altro trasferimento. A Palermo. Non c'ero mai stato, non lo conoscevo. Non conoscevo il sud. Palermo è più a sud del sud. È strano. Come un problema, poi diventi la soluzione. Perché aveva l'amore per le persone, per lo Stato, oltre che per la divisa che portava. Sì. E quindi a 21 anni c'è la svolta, diciamo, della sua vita, no? Riesce, per punizione, va nella città dove poi sarebbe esploso in tutta la sua bravura, in tutta la sua passione. A Palermo si innamora, diciamo, della città e trova degli amici, una seconda famiglia. Roberto, quando arriva Beppe Montana, dopo qualche mese era stato mandato anche lui, solo che lui era commissario, laureato, quindi aveva il ruolo da dirigente nella squadra mobile di Palermo. La squadra mobile di Palermo c'erano parecchi dirigenti, quindi era stato visto male all'inizio. Certo. Perché pensavano, cioè, questo viene a prendere il posto di qualcuno. Ma Beppe Montana era un po' come Roberto, erano pazzi tutti e due. Allora cominciano a fare un qualcosa insieme e Beppe fonda una squadra all'interno della squadra mobile, la squadra Catturandi, e si pone solamente il problema di prendere più mafiosi possibile. Era un poliziotto, ma era anche un ragazzo pieno di vita, di ideali, sì. No? Amante proprio della giustizia in tutti i sensi, sin da piccolino. Sì, sì. Per lui la legalità era tutto, non accettava che qualcuno stesse con lui, non accettava facesse qualche cosa. E lo chiama il dirigente, dice: tu non puoi strattonare le persone, devi stare zitto. Cioè, io sono un investigatore. Questo lo guarda, dice: tu sei Roberto Antioni, un investigatore, ma non mi fa ridere. No, io sono qui, voglio fare investigatore. Palermo io la conoscevo dalla televisione, la vedevo sui telegiornali. Nei primi anni 80 c'era una guerra di mafia. Avevo imparato a riconoscere le loro operazioni. C'era un giovane funzionario, Ninni Cassarà, che con Giovanni Falcone avevano fatto l'operazione Pizza Connection, arrestando decine di mafiosi negli Stati Uniti e in tutta la Sicilia. Quando entrai nella questura, vidi un mondo tutto diverso. Erano tutti siciliani, i poliziotti della speciale, la squadra investigativa, per via del fatto che conoscevano la lingua, le abitudini. Io ero un ragazzino, in divisa, sbarbatello, e dissi che mi chiamavo Roberto e volevo fare l'investigatore. E si misero a ridere. Ma Ninni mi disse: ecco, vuoi fare l'investigatore? Questo è un latitante. Mi mostrò una foto. Prendi uno di questi e starai con noi. È strano come le cose succedono per caso. Io non so come ho fatto. Sono stato giorni, notti, con quella foto. Cercavo di prendere delle informazioni, qualche consiglio, ma nessuno ci credeva, e forse neanche io. Un giorno tornai, bussai, e dissi: capo, ce l'ho. Mi guardai e disse: cosa? Ce l'ho. Il latitante è giù, dentro la cella. E così entrai nella squadra Catturandi, la squadra speciale, quella fondata da Ninni Cassarà, da Beppe Montana. E avevano deciso che era ora di prenderli uno a uno, tutti quei latitanti condannati, che continuavano a stare nascosti come topi in quella bellissima terra. Sono stati anni duri, ma bellissimi. Veramente una squadra, sempre uniti. E poi le cose accadono all'improvviso.
Un giorno mi portarono una lettera. Avevo vinto il ricorso, io nemmeno me lo ricordavo. Prima di partire l'avevo fatto, quando ero arrabbiato. Avevo vinto il ricorso. Erano passati quasi 2 anni e tornavo a Roma, trasferito. Nini me l'aveva detto. Si piange 2 volte a Palermo, quando arrivi e quando parti. E così avvenne. Ero diviso. Da una parte ero contento, tornavo a casa da mia madre, i miei fratelli e da Cristina. Ma qualcosa mi legava a tutti loro. Ero al mare in vacanza ad Ostia con Cristina, quel 28 luglio, quando il telegiornale disse che a Palermo era stato ucciso Beppe Montano. 4 colpi in faccia, un messaggio. Era disarmato. Era al mare anche lui quel giorno. Lo avvicinarono e gli spararono. Dissi a Cristina di tornare a casa. Feci il biglietto e andai a Palermo. Ero in ferie, lavoravo a Roma, ma comunque ero parte della squadra. Si è sempre una squadra. Era buona e cattiva sorte. Quando arrivai giù, Nini si arrabbiò, mi disse: cosa fai? Poi mi guardò e capì. Non volevo lasciarli soli. Noi ci sentivamo soli, già da molto tempo. Non avevamo neanche un computer, vivevamo a macchina. Non avevamo macchina. Eravamo una squadra, unita. A quel tempo la gente non andava nemmeno ai funerali. La chiesa, il funerale di Beppe Montana. Rimasi con lui. Lui non voleva. E in quel giorno dissi che saremmo andati a farci una spaghettata, tutti insieme, io, Natale, Mondo e anche gli altri, e perciò potevamo accompagnarlo a casa. E mi si arrabbiò, poi sorrise e partimmo tutti insieme verso casa. Così. Infatti fanno molti arresti, quindi nasce questo sodalizio, questa unione tra Beppe Montana, Roberto Antiochia e Nini Cassarà. Nini Cassarà era dirigente, diciamo più che altro c'erano altri 3-4 ragazzi, dei quali adesso non ricordo il nome, che tutti quanti si muovevano con lo scopo dell'arresto. C'era questa forma di libertà e di non accettazione del compromesso che lo portava sempre però a seguire il cuore, a fare le cose giuste, per poter cambiare le cose. Ci credeva, vero, fin da piccolo, sì. Lui al cambiamento del mondo. E poi c'è riuscito, perché ha arrestato tanti criminali e nello stesso tempo è rimasto sempre se stesso, sempre il ragazzo che era. Infatti quando torna da voi, poi a Roma, vero? Finisce, sì, il periodo di Palermo e ritorna a Roma. Ritorna a Roma, però mantiene i rapporti con Beppe Montana e Nini Cassarà, certo. Perché il valore della mafia è il denaro. Chiusi dentro. Il denaro e il silenzio sono i valori, sì, della mafia. Sì. Mentre Roberto aveva tutt'altro, aveva il valore dell'amore, della giustizia e della legalità. Quindi questo lo porta a continuare ad aiutare Beppe Montana, sempre, e Nini Cassarà. Fino a quando purtroppo succede che uccidono Beppe mentre lui sarà qui al compleanno della fidanzata, torna a casa, scopre che, siccome la televisione dava i telegiornali molto distanti uno dall'altro, e come sa della morte di Beppe Montana, chiaramente prende immediatamente, anche si è sconsigliato da me e da mamma, ma non potevamo fare niente. Aveva deciso? Certo. Anche perché era come se fosse un suo fratello che era morto. Era morto. E poi lui era stato fino a 2 o 3 giorni prima con Beppe, sapeva bene chi era, dove erano, perché gli appostamenti duravano mesi, a volte anche anni, per riuscire a catturare queste persone. E quindi Roberto va giù, comincia a parlare con Nini Cassarà
e decidono di farlo fermare, perché lui sapeva. Infatti arrestano subito due o tre mafiosi che loro non avevano arrestato, fine fatto arrestare, perché stavano facendo come fosse una filiera. Dovevano controllare bene, perché non erano due, erano 20, erano tanti. E non si va più a sentire né da me né da mamma. E il 6 di agosto, dopo una mattinata tremenda, sentono che Ninni Cassarà voleva andare a casa, perché una settimana che non vedeva i figli. Che poi Ninni Cassarà non voleva che Roberto, non voleva mettere in pericolo Roberto, vero? Certo. Si rifiutava, voleva andare da solo. Lui ha detto, non ti preoccupare, Roberto. Diceva, no, ma vieni, perché con l'autista si sono inventati una storia, sì, del piatto di spaghetti. Dice, andiamo a mangiare il piatto di spaghetti vicino a casa tua. Dai, ti portiamo con la macchina. Cioè, oggi abbiamo il fuoristrada, la chiamavano. C'era una macchina vecchissima, blindata. E alla fine Cassarà si decide, montano in macchina, e la cosa strana era che, nonostante l'ora, nonostante Palermo, nonostante le strade, ci vedeva poco traffico. Infatti arrivano quasi subito, entrano, c'è un cortile, e poi si devono fermare perché ci sono delle fioriere. Ci sono due palazzi che si affacciano, quello di sinistra c'ha le scale ed è lì che si affaccia la moglie di Ninni Cassarà con la bambina in braccio al settimo piano. Il palazzo di fronte invece c'aveva l'entrata sulla strada, quindi c'erano solamente i finestroni che davano su questo cortile. Roberto scende, controlla là dove c'erano le scale, guarda il balcone dove c'era la moglie di Ninni con la bambina, e lei dal settimo piano c'era un'ampia visuale, fa proprio così, dice ok, cioè non vedo nessuno. Roberto torna alla macchina per lo sportello, dice vieni Ninni che ti accompagna alle scale. Lo prende sotto il braccio, no? Come i fratelli. Non ci sono più. Non ci sono più. Si aprono tre finestroni del palazzo, dietro spuntano tre Kalashnikov, 108 colpi. Io darei la vita per Ninni. Un giorno dissi questa frase ai miei compagni. Sapevo che ci accomunava tutti quanti questo sentimento d'unione. E noi tutti sapevamo che lui avrebbe fatto lo stesso per noi, dare la vita per la squadra. Più crescevano le difficoltà e più ci univamo e andavamo avanti. Quel giorno, il 6 agosto dell'85, Ninni disse che voleva andare a casa per abbracciare Laura, sua moglie. Erano diversi giorni che vivevamo tutti dentro la questura. Lavoravamo, mangiavamo e dormivamo lì tutti insieme. Il 30 luglio, appena dopo l'uccisione di Beppe, c'era stato un fatto. Nel quartiere di via della Croce Rossa, dove abitava Ninni, all'improvviso c'era stato uno strano blackout. La moglie aveva telefonato in questura, aveva avvisato, e le volanti rilevarono che era stata fatta saltare forzandola la centralina. Così da quel giorno Ninni non tornò più a casa. Ma non avevamo scorta, rimanevamo dentro la questura e portavamo avanti il nostro lavoro. Da lì a poco sarebbe partito il maxi processo e dovevamo darci dentro, l'ultimo sforzo. Però quel giorno Ninni disse che voleva andare a casa e abbracciarla Laura, anche solo per un momento, così disse, ma sarebbe andato da solo. E così usammo quella scusa degli spaghetti con Natale, salimmo in macchina e dicemmo noi andiamo da quelle parti, sali con noi. L'avete mai vista Palermo? L'estate è bellissima. A Palermo anche lo scirocco è diverso, è un vento caldo che viene da sud-est, attraversa il mare, dalla Siria, passa per Zante, l'isola di Ugo Foscolo, però quando arriva a Palermo diventa altro. E per via delle montagne, le montagne
dietro Palermo. Fa un effetto trampolino, si inerpica su in alto e poi tutto quel calore precipita giù in basso. E sconquassa tutto, un vento caldo che ti spettina come un'esplosione. E profuma. Quel giorno si sentiva forte il profumo delle mandorle, dei gelsi e dei frangipani. Quell'essenza speziata che viene proprio dal mare, bianchi, abbacinanti sotto il sole. Era alto il sole, erano passate le 3:20, precisamente. Le strade stranamente erano vuote, da un po' di tempo. Le strade che percorrevamo erano vuote. Non c'era gente, non c'era traffico. Quando arrivammo sotto casa, mi guardai con gli occhi dell'autista di Natale. Mi guardò dallo specchietto, mi fece un cenno, e io aprì la portiera, scesi, ci eravamo fermati 7,80 metri, così dirà la scientifica, 7,80 metri dal portone, perché proprio in quel frangente apparì dal nulla una Fiat Ritmo e si fermò davanti. Io guardai in alto, Laura come sempre era in terrazza, controllava, ci aiutava, controllava dall'alto e col pollice alzato diede l'ok. Le sorrisi, mi sorrise. Tornò indietro. Tornai indietro e sorrise a Ninni, aprendo la portiera. Lui uscì e gli misi la mano sulla spalla. 9 topi, all'improvviso, uscirono dal nulla, dal buio, dove si erano rintanati per almeno 2 ore. 9 bocche di Kalashnikov. 108 colpi, 9 persone, su differenti piani, dal palazzo prospiciente, 88 fiancheggiatori li aiutarono a nascondersi, sono tanti, sono niente in confronto a tutta Palermo, che dopo, a poco, scese nelle piazze. Fu un attimo, soltanto un attimo. Però riuscì in quell'attimo, come era successo da bambino, quando sentì il silenzio delle sirene, le ambulanze e vidi il corpo di quel poliziotto a terra. Fu un attimo, come rimettere a posto ogni cosa, come quando presi il berretto e glielo misi accanto. Fu un attimo. Io lo vidi. Non chiedetemi come, ma lo vidi. No, non era sangue, sono rosso di capelli. Io lo vidi, anche a occhi chiusi, lo vidi, Ninni, fare quei pochi passi, 7,80 metri. Entrare nel portone, per un istante, c'è riuscito. L'ha abbracciata Laura. E poi tutto è finito. Non tutto è finito. Mesi dopo c'è stato il maxi processo. Quelle gabbie piene di persone. Ma non solo le gabbie, anche le strade, le vie, a poco si riempirono. Falcone disse: la gente è con noi. La gente è con noi. Quella era la strada. Roberto sta nel mio cuore. C'è sempre stata, perché Roberto era un ragazzo per bene, era un giovanissimo poliziotto che non ha pensato solamente a se stesso, non ha pensato alla sua famiglia, ha pensato di stare accanto al suo vice questore, Ninni Cassarà. E quel giorno viene trucidato a Palermo, anche se lui stava in ferie, questo lo sapete già, ma decide di rientrare di nuovo a Palermo per proteggere Ninni Cassarà. Ecco, quindi quando parliamo di Roberto dobbiamo metterci sull'attenti, perché Roberto e tutti i poliziotti uccisi a Palermo. Ricordare Roberto, ricordiamo tutti quanti gli altri. Roberto poteva essere un vostro fratello maggiore, era un ragazzino, eppure a quei tempi, quando a Palermo si moriva, Roberto rimane a Palermo. Allora il suo senso del dovere, il suo coraggio vi deve fare pensare, perché quando parliamo di memoria è questo,
fare i conti con se stessi. La memoria ci fa pensare, la memoria ci fa guardare dentro. E questo voi lo dovete a Roberto, lo dovete a questo ragazzo che vi ha lasciato questo grande esempio. Non mi piace vederlo come eroe, come non vedo mio marito come eroe. Vedo degli uomini con un grandissimo coraggio, con un altissimo senso del dovere. E sono uomini che avevano una dignità che poche persone hanno. E noi dobbiamo prendere questi esempi, esempi di ragazzi che hanno avuto tanto coraggio. Quindi ricordiamolo sempre in questo modo. Quando vogliamo ricordare Roberto, testa alta e schiena dritta come faceva lui. La mafia li ha voluti far tacere perché erano scomodi, no? Perché stavano lavorando per uno Stato in cui credevano, in cui hanno sempre creduto. Per la loro vita era la legalità e quindi se trovandosi in la giustizia in questo posto tremendo è guerra. È guerra, ma loro ce l'hanno fatta perché hanno dato un messaggio importante. Sono stati bravi ragazzi, bravi uomini, bravi padri, bravi figli, bravi fratelli. E hanno seguito quei valori che permettono poi allo Stato di avere veramente un cambiamento. E nonostante tutto erano allegri. Sì, infatti, mi ha stupito, ho guardato la vita di Roberto e ho visto il suo carattere sempre simpatico, estroverso, molto ironico. Non aveva paura, guardava in faccia la vita, le persone, i criminali, li guardava in faccia, non si nascondeva. Ma ricordare Roberto significa fare la cosa giusta tutti i giorni e ricordarlo con rispetto. Mettetevi lì a pensare un attimo, ma io al posto di Roberto cosa avrei fatto? E Roberto cosa avrebbe fatto? Roberto era uno di voi e quindi va ricordato proprio in questo modo. E così il mio nome è finito su tutti i telegiornali, insieme a quello di Ninni Cassarai, di questo sono fiero. Ma non è questo il punto. La cosa che mi piace è che al mio nome è stata dedicata la scuola per investigatori della polizia. E poi anche delle strade in ogni parte d'Italia, anche nella città dove sono nato. Qui dietro c'è una via, via Roberto Antiochia. Mi piace quella via, è corta, breve, forse corta e breve come la mia vita e la mia esperienza nella polizia, però intensa, è una strada intensa, via Antiochia, perché inizia con una scuola e in fondo alla via finisce con la questura della polizia. Perciò io sono sempre Roberto e faccio il poliziotto e il mio sorriso non si è spento. Io cammino con tutti quegli studenti e con le volanti che entrano e escono dalla scuola e dalla squadra volanti. Io sono con loro e di questo sono conscio. Non le hanno ancora inventate le pallottole che fermano il roscio. Cosa direbbe Roberto se fosse qua i ragazzi adesso? Che la vita è molto difficile e che l'unica cosa per poter andare avanti è la legalità. Solamente se si ha rispetto della persona, solo quello può portare a un qualche cosa di un grosso miglioramento.
Mi piacciono le librerie. Sono come i miei disegni. Riordinano i pensieri ciascuno al posto giusto. In fondo anche noi siamo come dei libri. E non moriamo mai. Viviamo in tutti loro che ancora ci rileggono. Così io penso, leggo, sorrido insieme a voi e percorro le stesse strade che voi oggi camminate. I nomi delle strade sono circostanze: via Roberto Antiochia, via Antonio Montinaro, via Rocco Dicillo, via Vito Schifani, via Emanuela Loi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Beppe Montana, Ninni Cassarà. Ma c'è una strada sola, uguale per tutti. La via della legalità. Ma io ci sono ancora, dentro le vostre vite.